Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, una puntata nella campagna pavese. E infatti ci troviamo esattamente nel bel mezzo della Lombardia, nella località nella quale ha sede il sito produttivo di Oisa 1937. La prima e unica fabbrica italiani di calibri. Oh, siamo qua per vedere come funziona, per fare una chiacchierata con i responsabili e per capire come funzionano, come è il ciclo produttivo di questi calibri realizzati, ripeto, totalmente in Italia. La storia di Oisa è abbastanza complessa e lunga. Nasce nel 1937 per mano di Domenico Morezzi, orologiaio milanese che studiò in Svizzera, che mise su a Milano una fabbrica dedicata esclusivamente a realizzare i calibri, che poi vendeva ai marchi più disparati, no? Entry level, però diciamo. Ci fu poi la crisi del quarzo e durante gli anni 70 la fabbrica scomparve, sicuramente smise la produzione e venne cessata completamente, che venne ripresa nei tardi anni 2010 grazie a Carlo Boggio Ferraris, nipote di Domenico Morezzi, che assieme ad altri soci mise su l'azienda Oisa 1937, che è quella di oggi. Occorre anche dire che al momento Oisa 1937 è completamente indipendente, in quanto era subentrata a Lockman con dei capitali. Carlo Boggio Ferraris ha abbandonato la posizione in Oisa, che adesso è completamente libera, indipendente e in mano a questo nuovo board, a questo nuovo tavolo che conosceremo oggi. Conosceremo, faremo due domande, cerchiamo di fare anche delle domande un pochino scorrette, no? Politicamente scorrette, nel senso di provocatorie, per vedere dove si vuole arrivare con questo calibro, e cerchiamo anche di capire come li costruiscono. Quindi entriamo dentro e diamo un'occhiata a Oisa 1937. Allora amici, eccoci qua all'interno della sede di Oisa. Prima di passare a guardare come funzionano veramente i calibri, pezzi di ferro che tanto ci piacciono, siamo qua con Benedetto, Giancarlo e Marco, che sono i responsabili al momento della produzione di Oisa 1937. Prima di andare a vedere i calibri, no? la fase produttiva di tutto l'Ambaradan, siamo qua a fare due chiacchiere e a cercare di capire chi è Oisa 1937 oggi. Ora un pochino di storia ve l'ho spiegata nell'introduzione, ma lascerei anche la parola a Benedetto per velocissimamente spiegare un pochino chi è Oisa 1937 oggi. Ciao Davide, grazie per essere venuto. Come hai detto, già anticipato fuori, oggi io sono amministratore unico e socio di maggioranza di Oisa e sto cercando di portare avanti questo progetto iniziato da Carlo nel 2015, quello di portare, di fare un movimento Made in Italy da poter, diciamo, commercializzare sul mercato. Con me ci sono nel progetto Giancarlo, che è il nostro responsabile produttivo, Marco è un amico, carissimo amico e appassionato, e mi dà una mano in tutto questo, diciamo, progetto. Noi siamo abituati a raffigurare la Oisa del passato romanticamente come un qualcosa di etereo, no? Di perfetto. In realtà la Oisa di quegli anni realizzava calibri entry level per i marchi minori, era veramente qualcosa di molto più semplice. Possiamo dire che la Oisa 1937 di oggi è completamente diversa, cioè che ha un focus più sulla qualità, sul pregio dei calibri, possiamo dire questo? Sì, sì, esattamente. Anche all'inizio Carlo infatti cercava macchine che utilizzava il nonno nel passato per fare produzione, migliaia di pezzi al mese. Qui oggi noi facciamo prodotto di nicchia, di qualità, facciamo pochi pezzi ma curatissimi. Curiamo molto le finiture, le performance anche del movimento finito sono veramente ottime, perché anche i componenti che utilizziamo sono di prima qualità. Ma quali tipi di movimento ci sono al momento in produzione? Cioè uno manuale e uno automatico? Sì, c'è un automatico che siamo al 99%, diciamo, non è ancora stato, okay. Non è completato. Di manuale abbiamo diversi, diciamo, modelli, è sempre carica manuale, però abbiamo un ponte unico, un 5 ponti, abbiamo realizzato delle personalizzazioni per altri clienti, sono 3 o 4 versioni, comunque che si rifanno sempre su quella base. Si chiama 2950 praticamente, che poi viene declinato con un ponte unico, con più ponti, oppure ho visto anche le decorazioni che, oltre ad essere quelle classiche, il perlage, le code de Genève, ci sono tutta una serie di decorazioni a disposizione che io per esempio non avevo mai sentito, le ho viste sul sito, ci sono tutta una serie di decorazioni, quindi avete qualcuno che si occupa di decorarle in questo modo. Esattamente, perché nel progetto c'è anche la figlia di Berizzi che ha sempre fatto la decoratrice e ci sta portando questo suo know-how che aveva in Svizzera, con delle macchine, comunque sempre si fa con delle macchine CNC, ma inventa proprio lei delle lavorazioni, ecco. Le programma lei. Non dimentichiamoci di citare Fausto Berizzi,
che È il direttore è direttore tecnico. tecnico di OISAC e ha esperienza nel passato nell'orologeria svizzera, quindi è un pezzo grosso, possiamo così dirlo, quello che si occupa tecnicamente, poi tutti i dipendenti più o meno sono, diciamo. Sì, ognuno nel suo piccolo sa fare, diciamo, si è specializzato. No, anche gli orologiai sono stati mandati in Svizzera a fare una scuola, perché in Italia c'è una base di teoria, poi per fare veramente la pratica non c'è un'azienda che assembla movimenti veri e propri, quindi hanno dovuto anche loro, diciamo, fare un corso. Ora mi viene in mente una domanda da porre a proposito di tutto questo, ma a livello di costo per unità, come si pone OISA nel mercato? Nel senso, no? A parità di finiture, di livello, costa più di un'ETA, meno di un'ETA, più di usellita, meno di usellita? Allora, noi per i componenti che utilizziamo oggi ci posizioniamo su una fascia un po' più alta. Da parte dell'organo regolatore, la spirale così, sono fornite da Tocalpa. Sono aziende che forniscono marchi di un certo, diciamo, spessore, quindi ci posizioniamo un attimino più alto. Più alti a livello di prezzo, anche perché insomma è tutt'altro grado di personalizzazione. Ma allora a un certo punto mi viene la domanda, no? Quali sono le case a cui mirate? Perché voglio dire, il vostro calibro ha delle misure differenti rispetto a un'ETA 2824 o un'ETA a un Sellita SV200. Quindi non è che una casa che fino a ieri incassava quel calibro lì può rivolgersi a voi e metterlo dentro, deve costruire una cassa attorno a quel Sì, calibro lì. esattamente, ci vuole un progetto che nasce apposta per incassare il nostro Quindi voi movimento. vi rivolgete, insomma, a un mercato che non va a rifornirsi dal fornitore classico, oppure che deve creare degli orologi in limited edition ex novo. Esattamente, dovremmo rivolgerci proprio a quei marchi e a quei brand che hanno intenzione di fare un prodotto made in Italy con, diciamo, queste caratteristiche, ecco, qualcosa di più pregiato, ecco. Ma allora, chiaramente un'azienda che realizza calibri, no? La sua mission è quella del business to business, cioè voi siete qua e cercate di vendere il calibro a delle case orologiere che poi lo utilizzino. Secondo voi gli appassionati riescono poi a capire il valore aggiunto che dà un calibro made in Italy di pregio dentro un orologio o no? Un appassionato penso proprio di sì. Quindi la casa orologiera che acquista questi calibri qua, che li incassa, il suo scopo deve essere quello di migliorare la qualità, ma anche il percepito del pubblico. Esattamente, una casa che prende il nostro momento proprio per salire di fascia, proprio per aumentare la sua visibilità nel senso, nel mondo del lusso. Adesso non voglio esagerare. Domanda provocatoria. Il marchio Made in Italy ha un enorme valore, però io lo vedo più come un valore per determinati campi. Mi viene in mente il food, il fashion, mi viene in mente certa manifattura come calzature e pelletteria, no? Nel campo degli orologi a me il Made in Italy non mi dà questa idea di qualità superiore, perché tra l'altro se io vedessi un orologio Made in Spain o Made in Portugal proprio non me ne fregherebbe niente. Secondo voi si può raggiungere un livello per il quale il Made in Italy applicato agli orologi rappresenti qualcosa, un valore aggiunto, qualcosa di elevato? Secondo me sì, perché diciamo, abbiamo puntato molto su questa cosa del Made in Italy, ancora diciamo che secondo me non siamo pronti per recepire, ecco, questo, il messaggio nell'orologeria, perché la Svizzera l'ha sempre fatto un po' da padrone. Sì, c'è anche però da dire che sempre riguardo il Made in Italy mi sembra anche di capire che OISA sia una mosca bianca, nel senso che essendo l'unica casa che fa calibri, questo è poco ma sicuro, ma è anche l'unica che fa dei componenti in Italia. Non è come in Svizzera che in ogni città, in ogni angolo c'è un'azienda che assembla, che costruisce, che fa Ebuscet. Là campano tutti di orologeri. In Italia c'è Infatti, una filiera, c'è la speranza no, che accada qualcosa. io me lo auguro, infatti spero proprio che si crei una filiera intorno a questo mondo, intorno ad OISA, perché è proprio, diciamo, la difficoltà che troviamo, è proprio quella di non avere aziende che lavorano nel settore. Anche solo stupidamente la nichelatura, abbiamo tribolato parecchio per arrivare a ottenere, diciamo, dei risultati ottimali, neanche, diciamo, subito, ottimali. Perché non c'è nessuno proprio che lavora in questo settore, anche solo le viti di una certa dimensione, non si trovano. Quindi abbiamo molta difficoltà nel fornirci, diciamo, dei componenti per l'orologeria. Tra l'altro la maggior parte del personale che avete qua ha delle esperienze in Svizzera, quindi questo anche per dire che dall'Italia proviene poca gente, da Siamo zero. penalizzati in tutto, anche dalle scuole, perché non ci sono delle vere e proprie scuole, diciamo, sì. Diciamo che ti danno una teoria, però non ci sono delle scuole di ingegneria, dei movimenti, delle complicazioni. Per formare il personale abbiamo dovuto mandarlo in Svizzera.
Però sto vedendo che ad esempio a livello di hardware, mettiamola così, di casse, ci sono in Italia qualcosa Sì. si sta muovendo, no? C'è qualcosa. Però magari per esempio per altre cose, quadranti, allora io so che voi avete fatto anche degli orologi all'inizio, una serie limitata di orologi. Esattamente, abbiamo fatto all'inizio una serie limitata, volevamo allacciarci un po' alla vecchia storia di Oise, quindi abbiamo fatto sia il movimento che una cassa vintage che produceva suo E nonno. quadranti dove li avete fatti fare? La mia domanda era questa. Perché... Sì, il quadrante l'abbiamo costruito, diciamo, l'abbiamo proprio progettato, disegnato e prodotto qua da noi. Ah, ho capito, capito. A proposito di questo, ora non mi riallaccio al discorso, come avete fatto questa produzione iniziale? Non avete idea di realizzare veramente degli orologi OISA completi, da cassa, quadrante, calibro, in modo da farli uscire da qua l'orologio OISA? Questo è il mio sogno futuro, diciamo, quello di poter produrre anche delle casse. Il punto sarebbe, quale sarebbe? Quello che per vendere va bene il calibro bello, tutto quello che vuoi, ma l'orologio deve avere appeal. Esatto, allora bisognerebbe trovare proprio un design nuovo, affascinante, diciamo, che attiri anche sui giovani, perché come ho detto prima c'è in produzione il movimento automatico, so che l'automatico è quello più visto sul mercato, quello un po' più venduto della carica manuale perché è più da appassionato, quindi bisognerebbe trovare veramente un modello, un design nuovo, innovativo, da poter allettare, non so, una serie di anche gli appassionati Sì, ma comunque. io intendo proprio orologio sportivo, perché insomma, Uno sportivo. quello classico lì fatto in edizione limitata all'inizio, bello, tutto quello che vuoi, ma non è adatto a tutto al grande pubblico. Cioè, Esattamente. Come, non... ripeto, come ho detto prima, l'ho ereditato, me lo sono trovato e abbiamo dovuto portare avanti, abbiamo portato avanti questo progetto. Adesso bisogna switchare, bisogna cambiare, bisogna cercare di fare anche degli orologi belli. Secondo me l'idea di fare degli orologi da zero, proprio qua, made in Italy veramente, al di là del fatto che insomma il made in Italy non sia poi così per gli orologi potenzialmente interessante, ma anche, oddio, i calibri mi viene in mente, i calibri li realizzano in Cina, in Giappone, Svizzera, Germania Adesso anche in Francia c'è qualche e calo, Francia Francia? e poi Italia. Non mi Esatto. viene in mente altro a me, i calibri realizzati. Va bene, comunque l'idea di un orologio tutto vostro ci piace, a noi ci piace. Adesso direi di andare a dare un'occhiata veramente all'interno dell'azienda, della struttura per vedere come si lavora. Andiamo. Certo, mi accompagno. Allora, qui siamo nell'ufficio tecnico praticamente, io vedo qua a monitor che c'è un bellissimo schema del calibro con 5 ponti, eh? Si tratta del vostro calibro manuale. Esatto, il 29,50. Da qui cosa parte? Dunque, qua è stato reingegnerizzato tutto il movimento 29,50 Ok. dai documenti originali ed è stato molto modificato e ottimizzato. Questa è la base di tutti i nostri movimenti. Il 29,50 è il calibro manuale, come hai detto prima. Da quello poi abbiamo sviluppato il 29,60 calibro Sì. automatico, aggiungendo un modulo superiore a questo. E questo è il nostro calibro 29,60. Ok. 29,60 quello carica automatico. Esatto. E prevede le stesse decorazioni sotto come il manuale oppure no? Allora, il calibro a 5 punti, le decorazioni standard sono le Côte de Genève, quelle che facciamo, e il basso rilievo. Poi su un 5 punti è complicato far emergere una Sì. decorazione. Perciò principalmente le decorazioni vengono fatte sul ponte unico, dove abbiamo più varianti, anche varianti molto particolari che abbiamo solo noi internamente, sviluppate da noi. E per il calibro automatico abbiamo previsto sul ponte superiore, intanto abbiamo previsto tre tipi di decorazione, quella che noi chiamiamo Pantheon, poi ve la facciamo vedere su di sopra, le Côte de Genève che è la classica decorazione e poi una circoradiale che è un altro tipo di Sì. decorazione. Chiaramente poi tutto può essere personalizzato a Esatto, richiesta del cliente. esatto. E poi in questo caso nei prototipi la versione esterna del ponte bariletto, il ponte inferiore, è stata anche lì perlata. Allora noi a Cadad non riusciamo a rendere l'idea delle perlature, però. Ora la mia domanda è allora, qua, tutti i pezzi vengono realizzati qua, tranne l'organo regolatore. Allora, i pezzi che vengono realizzati qua sono ponti e platine. Gli altri pezzi vengono tutti acquistati in Svizzera. Ok, compresa l'organo regolatore Sì, che è Atocalpa. esatto, Atocalpa, diciamo il nostro principale fornitore Atocalpa, poi le viti, come diceva Benedetto, è difficile trovare una filiera qua in Italia che le fa sotto una certa misura, non si trova nulla, siamo costretti a appoggiarci La a mia domanda aziende è, svizzere. l'organo regolatore, no, bilanciere e spirale arrivano già montati insieme, un pezzo unico col Sì, ponte, sì. e
erano già regolati o occorre regolarli? No, occorre tutto regolare. Perché ci sono le quattro massellotte che vanno... Esatto. Poi lo vedremo con i nostri orologiai, fanno la regolazione delle quattro massellotte. È un po' più lungo, ma poi alla fine il risultato... Il 2950, il nostro movimento 2950, è stato studiato una denture particolare in modo tale da massimizzare tutto il treno del tempo, quindi a partire dal bariletto fino al bilanciere ha una dentatura particolare studiata apposta per il nostro movimento, in modo tale da avere una carica di 60 ore massimo garantito. Ora, la mia domanda è una, no? Niente è perfetto, no? Quindi ci saranno dei pezzi, dei calibri che escono fallati, no? E la mia domanda è, qual è il punto debole? Qual è, se c'è un guasto ricorrente, che è quello che capita più spesso, esiste? Oppure non l'avete ancora? Abbiamo avuto pochissimi ritorni, non ti posso dire, hanno questo problema, non è mai capitato che avessero problema. Il problema più grosso che avevamo riscontrato, come diceva Benedetto, è nella mancanza, mi ripeto, di una filiera e i problemi per i rivestimenti superficiali di ponti e platini. Quello è stato un grosso problema. Però non è un problema che inficia la funzionalità? No, assolutamente. Nel momento in cui sono fatti escono, quello... No. L'assistenza, come funziona l'assistenza? Gli orologi che incassano questo calibro, no? Qualsiasi marchio possa essere, gli ritorna indietro perché non funziona. Vi occupate voi, il marchio lo manda a voi direttamente. Sì, esattamente, il concetto è quello. Che mi dici che però finora non avete mai avuto un problema. Pochissimi riscontri. Ok. Quello che volevo precisare è che Stefano è stato nel team originale dello sviluppo del calibro. Ok. Che dai disegni, da due schizzi, hanno reingegnerizzato completamente il calibro e l'ha portato ad essere il nostro 2950. Bene. Con anni di lavoro. Sì, ricordiamo anche che c'è la cura dei dettagli, no? La lucidatura, l'anglage, queste cose qua non sono solamente fini all'aspetto estetico, a vederle belle, ma anche alla funzionalità, perché chiaramente laddove ci sono meno attriti, l'orologio funziona meglio, il calibro funziona meglio. Certo. Va bene, possiamo passare al prossimo step, dai. Il prossimo step è ancora di Stefano. Ancora di Stefano, andiamo. Produzione. Bene, ora spieghiamo qual è la filiera di costruzione della nostra platina. Questa si chiama barchetta, è una barchetta in ottone, nostra costruzione, ma troviamo anche di commercio. Questo è un materiale ottone particolare per orologeria, quindi già il materiale deve essere certificato di qualità, quindi già il materiale è molto importante per la partenza. La barchetta viene montata su un plateau, il plateau ha molti pezzi, nel nostro caso ha 14 pezzi per la prima lavorazione, anche per la seconda, in modo tale da eseguire una lavorazione in serie e massimizzare anche i tempi di cambio utensile della nostra macchina CNC. Dalla barchetta viene fatta la prima lavorazione sulla barchetta, vengono creati tutti i fori, tutti i tenon, questa è la seconda e viene ultimato lasciando attaccato solo da parte a parte in modo tale da non perdere il pezzo. Okay. Poi viene, se noi schiacciamo, vede che si muove, viene separato, fatto il foro della tige e i fori del quadrante. Come ultima lavorazione va su un divisore, si chiama divisore, che fa i fori inclinati, un'altra macchina particolare qua vicino. Tutto questo viene eseguito da macchine CNC molto con un particolare software modificato, perché ha bisogno di un'estrema precisione tra i vari fori dove andranno inserite le pietre, quindi noi garantiamo
2 micron di precisione assiale, assiale tra ogni pietra che verrà montata su questo movimento, ma anche tutti gli altri movimenti che seguiranno, compreso il 2960, hanno la stessa precisione. Quindi il nostro software del CNC è stato modificato in modo tale da raggiungere la massima precisione di posizionamento delle lavorazioni. Sono lavorazioni con utensili molto, molto particolari, ceramici, diamante, calettatori, quindi ogni foro non è solo fatto di punta e la superficie, quella che dicevo prima, non è una superficie molto rugosa, è particolare, lucidata in modo tale che poi anche la pietra che andrà calettata sopra e per incassaggio è precisa. Ho capito. E il passo successivo qual è? Ok, da qua passiamo l'ultimo step che ha questa platina è la separazione dal nostro grezzo. Il grezzo viene buttato, si prende la nostra platina, viene inserita in uno speciale attrezzo, ecco, in questo modo qua, e la macchina esegue poi, cambiando gli utensili, il foro della tige e del piede quadrante. Ho capito. Dopo, come lavorazione finale, viene lucidato il bordo dove andrà poi incassato il movimento, perché questa parte è molto importante, dove poi andrà fatto l'alloggiamento preciso del nostro movimento. Quindi sul tornio andrà eseguita una lavorazione di lucidatura e asportazione delle ultime imperfezioni della nostra platina. Ho capito. E poi si passa alla finissage, a tutte quelle lavorazioni particolari che vengono dopo. Ma da CNC questa è la filiera di lavorazione della nostra platina. Quindi praticamente adesso, una volta che il pezzo qua è stato la platina è stata creata, noi dobbiamo controllare che tutto quello che è stato costruito a CNC sia inerente al pezzo che è stato creato a CAD. Sì. Oh, ok. Noi abbiamo comprato questa macchina, si chiama Marcel Aubert. Questa macchina permette il controllo di quello che è stato fatto a CNC e il nostro file CAD. Come si comporta questa macchina? Questa macchina non fa nient'altro che usare un disegno e lo applica al pezzo fisico. Adesso, che bello! Adesso faccio veloce, giusto, sì. Ok, questa è la nostra superficie del pezzo. Ora andiamo ad aprire un disegno, il suo disegno. Ecco, questo è il disegno che abbiamo nel creato a CAD. Quindi sì. Questo deve collimare esattamente con quello che abbiamo creato noi. Quindi abbiamo 2 punti di appoggio, di controllo. Andiamo a collimare i nostri punti di controllo. Adesso lo faccio molto veloce, giusto per far capire il succo della... Ma questo viene fatto per ogni pezzo? No, a campione si esegue quello che... Per capire se c'è un errore nel tutto pezzo. Magari si rompe una punta, si rompe una punta e non fa la lavorazione, o c'è un qualche cosa che è stato fatto o non è stato fatto, quindi questo permette di capire se andiamo bene o bisogna fermarsi e nel momento in cui si trova un errore, poi bisogna anche vedere i pezzi prima se sono venuti bene. Certo, adesso andiamo a collimare giusto più o meno. Ah, ok, questi qua sono i punti di riferimento. Questi sono i punti di riferimento, con questo si va a vedere se è fatto tutto giusto. Ecco, vediamo che già i tratti bianchi vanno esattamente dove devono essere fatte le lavorazioni, quindi la risoluzione adesso qua è abbastanza grossa, ma controlla, diciamo, i 2 micron li controllano bene anche. Qua vediamo già che quasi ci sono tutti i tenon, tutti i punti delle pietre sono state create, quindi
PV, cioè, facendo così noi andiamo a controllare se la macchina CNC esegue perfettamente quello che è stato creato con il cavo. E in questo modo, questa è una macchina molto importante, ti permette di non fare errori. Ci sono, qua controllo se c'è tutto, diametri, i fori vengono controllati con degli, si chiamano dei tamponi particolari, sempre di creazione svizzera, che sono là sopra. Ecco, questi tamponi, noi abbiamo una tolleranza che è per l'incassaggio di qualche micron, massimo 4 micron, e questi tamponi sono tamponi della ditta Azurea svizzera, dove sono tamponi di fabbricazione svizzera della ditta Azurea, sono molto particolari perché la loro qualità è quella di avere il tampone ammortizzato. Ah, ok. E la sagoma del tampone è a forma di bariletto, quindi anche l'operatore che non è sensibile, anche se il tampone viene caricato in modo leggermente non in asse con il foro, permette il controllo preciso, quindi o passa o non passa. Ah, ok. Avendo un minimo e un massimo, adesso ne prendo due a caso, un minimo e un massimo, passa, non passa, quindi il primo deve passare, il secondo che è 3-4 micron in più non deve passare. Ok, la tolleranza è quella. La tolleranza è quella delle nostre pietre, quindi avere una tolleranza precisa nella dimensione delle nostre pietre è molto, ma molto fondamentale, in modo tale da non frantumare nell'incassaggio la pietra all'interno della nostra platina. Buongiorno. Allora, per prima cosa, la decorazione, la cosa più, diciamo, più semplice è il laser. Il laser lo usiamo sia per fare le decorazioni, incisioni su ponti e platine. Decorazione, ad esempio, quando facciamo la decorazione basso rilievo nei ponti, viene scavato tutto il ponte. Okay. E questa è la sua funzionalità decorativa. Poi, se un cliente vuole personalizzarlo col logo oppure con un'incisione, è sempre il laser. Un'altra funzionalità a cui abbiamo... che facciamo con laser è la codifica dei movimenti. Ogni movimento che esce da noi viene inciso con un data matrix dal lato quadrante. Riporta un codice numerico che viene inserito in un database. Okay. Dove viene riportata le foto del movimento nel momento in cui è uscito, vengono riportati i dati numerici della taratura del movimento e eventuali commenti dell'operatore, dell'orologiaio, in modo che se dovesse tornare per una qualsiasi riparazione risaliamo esattamente al movimento, condizioni di partenza dal laboratorio, eventuali riparazioni, modifiche, vengono rieffettuate le foto, rieffettuata la taratura, allegato e inviato. Quindi la tracciabilità del singolo cavo. Esatto. Questo è buono. Sì. Si può vedere mentre si fa una... Allora, questo diciamo è il data matrix, una versione base. Vai Stefano, fai tu. Sto dicendo, riprendo l'altezza della testina del laser con il tastatore. Dopodiché chiudo la sicurezza e accendo la luce a infrarossi per rendere visibile le foto della telecamera del laser. Così facendo scatto le foto con il laser, che vengono riprese sul computer, e posiziono il file grafico che riprende la data matrix, la posiziono sulla platina. Ah, quella è la posizione? Sì, quella è la posizione. Il quadrante di lavoro che viene ritagliato da questa parte, questa fa la posizione. A ore 1. Esatto. Quello lì praticamente è la lavorazione che ha fatto il laser, ha creato quel codice. Esatto, ha creato il codice. Qui siamo al perlage.
Allora, innanzitutto bisogna capire una cosa. Queste platine qua sono come escono dalla lavorazione di Stefano, dalla CNC. Okay. Si vedono i tratti della lavorazione. Una volta lavorate, vengono sabbiate prima di tutto con del materiale plastico per togliere le micro sbavature dovute alla lavorazione. Questo non inficia sul materiale, però toglie le bave nella lavorazione. Dopodiché vengono sabbiate con del bronzo, delle particelle da 40 micron, in modo da unificare la superficie. E sono queste. E otteniamo questo risultato. Ho capito. Praticamente vengono opacizzate anche. Esatto, si opacizzano. Questa serve la base per poi fare un'eventuale decorazione. Un perlage, okay. Esatto. Se invece dovessimo fare l'incisione e incidere qualcosa, i jewels o qualunque altra cosa sulla platina, viene fatto in questa condizione. Okay. In modo che poi la successiva sabbiatura toglie le particelle, sì, annerite del laser, okay, in modo da unificare tutto. Infatti in questa abbiamo una parte che è stata incisa e poi è stata sabbiata. Ok, allora questo è il perlaggio. Andiamo a farlo sia sul lato quadrante che questo, sia sul lato ponti, in questo punto qua. E usiamo diametri diversi. Sul lato quadrante, come in questo caso, usiamo un diametro di 2,5. E praticamente faccio vedere come funziona, che faccio prima. E da qua andiamo a fare una serie di perle su tutta la superficie. Adesso finisco questo giro e una volta che sono arrivata a fine giro scendo e vado a fare un'altra serie di perle e così si continua fino al... Ma fai casualmente o esiste un senso artistico? No, c'è un senso, nel senso bisogna partire sempre dallo stesso punto e poi cerchiamo di cadere a metà perla. Cioè noi facciamo una perla intera, cadiamo a metà più o meno dell'altra. Ok, ho capito. In modo per assurdo per fare la piramide, perché 3, 2, 1, 3, 2, 1. Sì, si va sempre a scendere. Interessante. Fino a qua. Però non ce ne sarà mai una uguale all'altra. L'idea è quella di farle più o meno tutte uguali, però essendo una cosa manuale capita che... Invece il bello è proprio che non siano uguali. Il fatto che è manuale. Certo. È proprio la cosa del fatto a mano. Brava, promossa. Il sistema è lo stesso che è sulle côte normale, un abrasivo che viene a lavorare sul pezzo e fare questi disegni. Allora, qui si fanno tre passaggi. Tre passaggi? Sì, ma con questa velocità è sempre meno tempo che di fare una decorazione a mano, un étirage, un cerclaggio. È più veloce, è inedito, perché normalmente questo tipo di disegno si fa con il guilloché, che è dentro della materia, è inciso. Sì, sì. E questo se si tocca, si vede che non c'è buco, non c'è... Non asporta troppo tanto materiale. No, è davvero il gioco di luce che fa il disegno. Ah, ok, ho capito. È questo che è un poco diverso. Questa qua è praticamente una personalizzazione unica che non ha un nome. Ha un nome questa personalizzazione? Questa l'ho chiamata piramidale. Piramidale? Sì, ma... Facciamo vedere chi è che esegue queste decorazioni. Oh. Ma dai. Ma l'ispirazione è stata presa da un biglietto di treno svizzero. Addirittura? Che è lo stesso. Ah. L'ho preso anche qui. Eccola qua, l'ispirazione per questa decorazione. Sì. Ah. Che è un gioco di luce, sì, che normalmente le decorazioni così si fanno sempre diritte, così, le Côtes de Genève. È questo che si fa normalmente in Svizzera, in tutte le aziende orologere. E io ho cercato di fare diversi tipi di decorazione che si gioca con la luce, piuttosto che la tecnica solo, sai? Qui ho alcuni esempi che sono diversi tipi di decorazioni. Sì, queste decorazioni qua sono anche visibili sul sito web perché io le ho guardate e ne ho scoperte di certe che non avevo mai visto praticamente, o perlomeno sono insolite, non è che si vedono tipo questa qua che è concentrica, come sarà? Boh.
sferica. Ah, questa è, si chiama Michelangelo. Ah, Michelangelo? Sì, in omaggio. E sorride anche, lei si inventa i nomi e sorride. È un omaggio. Sì. Che... Adesso qui presentiamo la... Presentiamo l'anglage che Lisa sta eseguendo. Quindi anglage manuale. In questo momento sta eseguendo l'anglage manuale. Dopodiché noi intendiamo per anglage manuale sia anglage fatto col micromotore, okay, e fatto manualmente. Questo è proprio il vero manuale. Il pezzo grezzo che sarebbe questo qua è quello già lavorato che è questo. La differenza sta nelle smussature, diciamolo in italiano. In questi pezzi qua li hai fatti manuali o con l'attrezzo? Allora, c'è due modi di fare. Ho iniziato con questo attrezzo e poi ho fatto la finizione con questo tipo di abrasivo, che è un abrasivo molto molto fino. Ah, ok, il grosso l'hai fatto con la... È pneumatica quella, no? Sì, okay. E poi esatto. Dopo con questa, con questo attrezzo qua, che praticamente è abrasivo e fa il lavoro di finitura finale, diciamo. Esatto. E dopo di questa lavorazione ci vuole per forza fare una satinatura sui bordi, perché con la lucidatura si viene a lucidare anche a volte un po' i bordi dei pezzi. Il problema è che ci vuole una differenza di testura perché si possa vedere meglio e si possa vedere davvero la lucidatura e la satinatura. Ora qui tu stai facendo il ponte e il bilanciere, questo? Sì, esatto. Questo entra insieme al ponte che ho lavorato prima nella Revitech. Va bene, possiamo andare. Volevo fare complimenti a Elisa per il tappo del... Che ha... fermati, faccio vedere. Scusa. Oh, eccolo. Qui è il nostro laboratorio dove abbiamo i nostri orologiai. Giacomo che sta assemblando il movimento. Ciao. Allora, qui siamo nel laboratorio, che quale reparto è questo? Spiegaci. Allora, questo qua è il laboratorio di orologeria di OISA, dove si effettua tutto l'assemblaggio dei componenti che sia costruiamo che ordiniamo dai vari fornitori. Queste due macchine in particolare fanno il T0 della platina del calibro manuale. Si possono inserire tutti i vari rubini più l'antishock all'unisolo, dove si risparmia una grandissima quantità di tempo, perché questo passaggio fatto singolarmente comporterebbe una perdita di, sì, 45-50 minuti a platina. Praticamente con questo sistema qua a leva, esattamente, piazzi dentro una serie di componenti, si inseriscono tutti i componenti, viene inserita sopra la platina e poi schiacciando la leva nell'arco di 30-1 minuto si riesce a completare il primo passaggio del T0 della platina. Poi ci si sposta all'altra potenza, dove vengono inseriti tutti i componenti metallici, piedvis, coppiglie, tubo di centro e quant'altro. Stesso sistema, si inseriscono, si piazza la platina al di sopra, colpo di leva e anche qua in un minuto si finisce il T0. Va bene. Poi ci si sposta sul nostro banchetto e attraverso la potenza leva si effettua il T0 manuale sui ponti. Allora, sui ponti procediamo il nostro T0 attraverso la nostra potenza leva, dove effettuiamo in serie il montaggio dei singoli componenti. Come si può ben vedere, c'è il ponte del bilanciere col suo portapitone e l'antishock. Tutti i componenti che vengono montati in serie e si risparmia una grandissima quantità di tempo e comunque si ha una precisione comunque al micron, dove la nostra tolleranza sia per il T0 sui ponti che sulle platine è di 2 micron, quindi molto precisa. Yes. Dove poi si termina il T0 e si inizia l'assemblaggio, ovvero il T1.
dove qua sul banchetto si può già vedere l'inizio del preassemblaggio dei kit con tutta la componentistica, sia per la parte del lato quadrante ma anche lato ponte, che poi verrà montata in serie su ogni platina. Ci sono 3 giorni di rodaggio, ovvero dove gli oli devono comunque andare in circolo. Il nostro tempo standard sono di 3 giorni, per cui abbiamo fatto i nostri calcoli. Successivamente al rodaggio degli oli passiamo alla regolazione attraverso il cronocomparatore, dove a seconda della richiesta del cliente si può ottenere una regolazione più o meno precisa, ma comunque il nostro standard sono i 7 secondi al giorno. Scusa, ma la regolazione viene attraverso le masselotte? Sì, la regolazione dinamica attraverso le masselotte. Quindi siete in grado di regolare anche una spirale inerziale, libera come questa? Sì, sì, esattamente. La particolarità del calibro OISA è appunto la regolazione dinamica attraverso masselotte, di cui è molto particolare questa regolazione. E passiamo alla regolazione. Dopo la regolazione ci sono 3 giorni di controlli di serva di carica e alla fine il nostro assemblaggio del movimento è finito. Ok, grazie mille. Allora ragazzi, eccoci qua tornati finalmente nella sala riunioni. Avete visto tutto il tour simpaticissimo all'interno della sede produttiva. Avevamo accennato a riguardo degli orologi, eccoli qua, vi faccio vedere gli orologi che avevano creato, dei samples, dei campioni, delle prove per vedere un design adatto al calibro che hanno loro di manifattura. Un design che potrebbe essere anche vincente, molto classico, oserei dire quasi semplice. Adesso ci sono un pochino i riflessi. In tutti questi c'è il calibro 29-55 punti che si può vedere all'interno. 29-50. Oh, eccolo qua, vedete. Quindi questi orologi qua, quale scopo hanno? Dimostrativo? Sì, no, diciamo che è una serie di orologi che abbiamo fatto con questa cassa vintage, anche perché questo movimento, diciamo, si sposa bene con questa cassa. Sì. Poi dovremmo pensare qualcosa per l'automatico. Nel caso voleste poi sviluppare, no? Sì. Una linea di orologi, come si era detto prima. Va bene, comunque ragazzi, io spero vi sia piaciuto il tour che vi ho fatto fare qua dentro, all'interno di OISA 1937. Chiaramente non si tratta solamente di made in Italy, di manifattura italiana, cioè avete visto che si tratta di artigianalità, di qualità, di qualcosa di esclusivo, di differente dai soliti calibri che sono in commercio, in fornitura al momento. Quindi direi che non è il caso di puntare solo sul made in Italy, ma anche di allargare il fatto che sono calibri artigianali. Sì, sì, esattamente, ma noi collaboriamo anche con aziende svizzere, facciamo e produciamo anche particolare per altre aziende, non italiane. C'è qualcos'altro che volete aggiungere a questa nostra... Io intanto vi ringrazio per avermi accolto qua, perché è stata un'esperienza, inutile dire positiva, perché mi ha aperto anche un po' la mente sulle varie situazioni. Facile è sempre fidarsi di quello che si legge, no? Sui forum, sui video. Poi un conto è andare a toccare con mano, vedere com'è la situazione, chi sono le persone che ci sono dietro, l'abbiamo viste, quindi più di così io non potevo fare. Altro da aggiungere? Grazie a te, spero che abbia fatto un po' di chiarezza in questo mondo, e aver fatto un po' di chiarezza nel senso, perché si legge un po' di tutto e la gente poi non sa da che parte, come prendere, diciamo, queste notizie. Certo, ora avete visto chi c'è dietro OISA, cosa fanno, come lo fanno e perché lo fanno. Io più di questo non posso fare, vi metto qua tutti i video, tutti gli ingredienti, poi voi decidete cosa pensare di questi 4 ragazzi messi in croce che fanno i loro movimenti, no? Avete visto? Io vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi, che come sempre sono quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love!